Catania, alla vigilia di Capodanno, tutti al mare, come se l'inverno fosse un'astrazione e non una stagione. Negli stessi giorni, Milano è avvolta da nebbia e smog per l'alta pressione che favorisce il ristagno degli inquinanti al suolo, le due facce del cosiddetto bel tempo. L'anno è cominciato con un inverno caldo e asciutto, la temperatura complessiva è risultata, secondo i dati del CNR, di 1,21 centesimi di grado sopra la media trentennale 1991-2020. Come ci si aspettava. Il problema è il riscaldamento globale. Immettiamo in atmosfera gas prodotti dalla combustione di petrolio, carbone o metano, gas come la CO2 che hanno la capacità di trattenere le radiazioni infrarosse del sole nell'atmosfera, aumentando le temperature medie, processo che abbiamo chiamato effetto serra. E i dati registrati nel laboratorio di Mauna Loa ci dicono che dal 1979 il livello di CO2 in atmosfera aumenta indisturbato. Entrando più nello specifico della stagione invernale, nella macroarea del nord si sono registrate temperature più alte e meno piogge, e una stagione secca mette sotto stress i bacini idrici piccoli come quelli grandi. Il fiume Po sta attraversando un periodo di grande crisi, ormai da quasi 10 anni, periodi con portate molto elevate e periodi con una grandissima siccità. L'emergenza climatica ha messo in grande difficoltà il fiume perché manca quel contributo dovuto ai ghiacciai che storicamente sono sempre stati un polmone di riserva idrica, soprattutto nei periodi estivi. Quindi questa situazione fa sì che il regime del fiume sia un regime sempre di più a carattere torrentizio e non più come quello che deve essere un fiume con una costanza di portate. Visto che la siccità non può più essere considerata un'emergenza, cioè una circostanza imprevista, nel Bresciano si è cominciato a mappare il sottosuolo con un'antenna che, trasportata da un elicottero, legge il terreno fino a 350 metri di profondità alla ricerca dell'acqua. Sappiamo che in questi ultimi anni anche i fenomeni siccitosi hanno posto molto l'attenzione sull'utilizzo dell'acqua e sulla necessità di garantire sempre la disponibilità della risorsa sia in termini di quantità che di qualità. Quindi con questo strumento vogliamo acquisire informazioni che ci serviranno per cercare nuove possibilità di attingimento per gli scopi idropotabili. Il 2023 è stato caratterizzato da precipitazioni decisamente irregolari sulla nostra penisola, infatti si sono alternati periodi siccitosi ad altri decisamente piovosi su alcune zone, come ad esempio tra aprile e maggio sul nord Italia, con delle piogge decisamente abbondanti sull'Emilia-Romagna e episodi alluvionali. In 2 settimane in Emilia-Romagna si contano 16 morti e quasi 2 miliardi di euro di danni per l'alluvione. Tre giorni senza acqua e senza energia elettrica. Tantissima gente dalle 6:30 di mattina. 400-500 pasti, forse anche più. Infine arriva l'estate, caratterizzata da 2 intense ondate di calore a luglio e ad agosto. Si bruciano nuovi record per le alte temperature, soprattutto nelle città, dove il caldo si accumula e si amplifica, grazie a cemento, asfalto, traffico e aria condizionata. Così si formano le cosiddette isole di calore, dove le temperature superano anche di 5 gradi quelle delle aree periferiche o rurali. Oltre alla terra si scalda il mare e sulla superficie del Mediterraneo si registrano temperature mai raggiunte. L'aumento di energia accumulata vede il ripetersi di episodi prima rari, i Medicane o uragani mediterranei. Il più disastroso è il ciclone Daniel, che si forma a settembre sui Balcani, facendo ingenti danni in Bulgaria, Turchia, Grecia e in Italia meridionale, e infine scarica la sua energia sulla costa libica, dove devasta la città di Derna, lasciandosi alle spalle 3.986 morti. E poco dopo il nuovo clima, e non il maltempo, torna a farsi sentire in Italia. Da metà del mese di ottobre le correnti atlantiche hanno iniziato a interessare la nostra penisola, in particolare il versante tirrenico, con piogge decisamente abbondanti sulla Toscana e sul Triveneto, dove si sono verificati episodi alluvionali. 8 morti
e danni per milioni di euro. Siamo un paese geologicamente fragile che ha bisogno di cure e manutenzione per far fronte agli eventi estremi che si ripetono sempre più di frequente. Ma al contrario, come dice il rapporto ISPRA sul consumo del suolo, cementifichiamo 2,4 metri quadri di terreno al secondo. E il cemento non solo impedisce al suolo di assorbire l'acqua, ma aumenta la velocità dell'acqua stessa, rendendola ancora più pericolosa. Nel frattempo abbiamo bruciato più di 67.000 ettari di territorio. Infine l'anno ci ha portato un altro record mondiale e nazionale. Dal punto di vista termico, il 2023 risulta l'anno più caldo mai osservato dal 1850 a livello globale. Anche a livello italiano molto probabilmente risulterà tra i primi più caldi. Siamo un paese molto bello ma anche molto fragile. Adesso dobbiamo fare anche i conti con il surriscaldamento climatico che non semplifica le cose. Come ci dobbiamo comportare? Intanto abbiamo una consolidata esperienza nelle attività emergenziali, come dire, quelle tipiche sul quale dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto nelle attività di prevenzione. Poi ci sono i cosiddetti rischi emergenti, no? Quindi tutto ciò che è collegato col cambiamento climatico, con l'aumento della frequenza degli eventi, con l'aumento dei picchi di questi eventi. Su questo dobbiamo prendere atto che noi avremo negli anni prossimi un maggiore investimento in questo tipo di azioni, dovremo lavorare con la comunità europea, stringere ancora di più con le comunità scientifiche, perché solamente approfondendo l'informazione scientifica potremo proporre un'azione, come dire, di contrasto che sia utile ai nostri cittadini. E per contrastare la crisi climatica in corso, l'industria, con l'innovazione dei processi produttivi, può fare la sua parte. Diciamo che la sostenibilità ormai è sicuramente dentro i piani industriali di tutte le aziende. Se il mondo economico industriale, il mondo reale non va in quella direzione, non ci arriveremo mai a un 2050 decarbonizzato. Il nostro problema, più che di conoscenze e di capacità, è di pregiudizio. E il biometano ne è un esempio. Il biometano si produce da tutto ciò che è biodegradabile, quindi è l'umido presente che produciamo tutti i giorni nelle nostre case e anche dagli scarti dell'agricoltura e delle deiezioni animali. La difficoltà di produzione di biometano è tecnica? Tecnologia non c'è nessun problema, la tecnologia è più che matura. I problemi sono di tipo, diciamo, sociale, perché la gente ha paura di questi impianti. Ora si lavora per estrarre dai rifiuti trattati in questi impianti, oltre al metano, anche un altro gas. L'idrogeno potrebbe essere la benzina del futuro. Ovviamente l'acqua in questo caso è vitale, per cui la frazione umida è quella che ci interessa. L'idrogeno che viene da frazione umida è totalmente green, viene ovviamente dagli impianti che sono organizzati per il biometano. Siamo a un punto abbastanza elevato perché abbiamo una tecnologia straordinaria che unisce la produzione di biometano, biometanolo, idrogeno e alcuni nostri impianti hanno già cominciato ad abbinare la produzione di biometano e di idrogeno. Presidente, il NIMBY e la stigma per gli impianti è un problema tanto vecchio quanto irrisolto. Guardi, ci sono ancora almeno 5 milioni di tonnellate di rifiuti che non possono essere riciclati perché non ne hanno le caratteristiche adatte, ma sarebbero utili per la produzione di energia e di calore di cui l'Italia ha enormemente bisogno. Però bisogna realizzare gli impianti, soprattutto nel centro-sud Italia, dove sono carenti. In Italia esiste un vero e proprio turismo dei rifiuti, soprattutto da sud verso nord. È stato calcolato da Utili Italia che i camion coprono più di 62 milioni di chilometri all'anno, il cui costo ricade sul traffico, sulla qualità dell'aria e sulle bollette che paghiamo. Ma d'altra parte siamo bravi nel recupero dei rifiuti. In Italia ricicliamo 2.300.000 tonnellate di vetro. È una quantità molto importante che ci pone ai vertici del riciclo in Europa, che arriva all'80,8%, molto di più dei target europei per il 2030. Biorepack, che è il primo sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile in Italia, nel mondo CONAI, trasforma questo tipo di rifiuti in compost. Lo scorso anno, nel 2022, abbiamo trasformato dei rifiuti di imballaggio pari a 46.600 tonnellate in ammendante che ha riportato fertilità ai suoli. Nel 2022 abbiamo immesso al consumo circa 3.400.000 tonnellate di legno. Questo ha fatto sì che venisse recuperato 2 milioni di tonnellate di legno che è stato avviato al riciclo. Enea riesce a recuperare metalli preziosi come l'oro, l'argento, ma anche il rame, il silicio. E si tratta di materiali critici, cioè materiali di estrema importanza per l'economia europea, che però sono a rischio di approvvigionamento.
Sicuramente i rifiuti dell'industria farmaceutica, che in Italia presenta due distretti molto importanti, contengono molti solventi che attraverso l'attività di rigenerazione possono tornare ad essere prodotti, riciclati, reimmessi sul mercato. E poi c'è il rifiuto dei rifiuti, il fango dei depuratori, ma sappiamo trattare anche quello. Dal fango si può recuperare acqua, dal fango si può recuperare energia e nutrienti. Quello che residua è un 5% che viene smaltito come inerte. L'eco di Dubai viene vissuto da noi come il noto bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Da un lato, l'accordo, per la prima volta in 30 anni, mette nero su bianco la necessità di abbandonare le fonti fossili. Dall'altro, non fornisce né vincoli né finanziamenti per farlo. Questa COP28, che ha deciso che i fossili verranno eliminati nel 2050, non ce la facciamo arrivare al 2050, per la semplice ragione che se continuiamo a buttare cose nell'atmosfera, noi siamo coperti da una pellicola piccolissima e fragilissima che è la biosfera. Il giorno che la buchiamo, per noi è finita, la terra va avanti. Rimane il fatto che gli investimenti sui combustibili fossili sono stati sorpassati da quelli per le energie rinnovabili. Ultime, ma non meno importanti, sono le frecce che abbiamo scagliato nel futuro. Quella generazione preoccupata di dover vivere in un paese diverso e peggiore di quello che i loro nonni hanno lasciato ai loro genitori. Io oggi parlo di comunicazione ambientale e modalità di diverse, diciamo, modi di comunicare la crisi climatica e la sostenibilità ai giovani. Qual è il modo migliore per parlare di surriscaldamento climatico con i giovani? Con semplicità, accuratezza e essendo il più diretti possibile. Non abbiamo bisogno di grandi parole per spiegare che stiamo vivendo un momento di estrema urgenza e non abbiamo bisogno di grandi parole per spiegare che abbiamo bisogno di agire adesso. E non dobbiamo neanche essere troppo drammatici. No, però dobbiamo essere realisti e la crisi climatica è qualcosa che va affrontata in questo esatto istante.